Nella nostra clinica Mangiagalli, le gravide presso il termine vengono prese in carico tra la 36esima e la 38esima settimana. Per gravidanza a termine propriamente detta si intende la gravidanza che va dalla 37esima alla 42esima settimana. Ma nel nostro istituto questa presa in carico un po' precoce ha un duplice scopo, sia clinico sia organizzativo. Il primo esame che viene eseguito a tutte le signore è un'ecografia ostetrica, che è volta a valutare la crescita fetale attraverso la misurazione di più parametri, come la circonferenza addominale, la circonferenza cefalica e il femore. È volta inoltre a valutare il quantitativo di liquido amniotico, la posizione della placenta, la posizione del feto ovviamente, e in alcuni casi selezionati vengono fatti anche degli esami aggiuntivi, come per esempio la velocimetria Doppler delle arterie uterine per quanto riguarda il versante materno, ombelicale e cerebrale per quanto riguarda il versante fetale. Durante questo primo controllo viene compilata una cartella clinica che sarà poi a disposizione del personale del pronto soccorso quando la signora arriva in travaglio. E la compilazione di questa cartella è molto importante in quanto ha lo scopo di valutare lo stato di benessere della signora. È volto a individuare eventuali fattori di rischio in modo tale da definire la signora che abbiamo davanti come una gravida fisiologica oppure come una gravida a rischio. È per questo che viene misurata ogni controllo la pressione e se questa risulta elevata, viene eseguito anche uno stick delle urine, per, valutare la presenza o meno di proteine. Nel corso di questo controllo vengono valutati gli esami in possesso della signora, le ecografie, tutti i controlli che ha fatto in gravidanza, ma vengono anche prescritti gli ulteriori esami che servono proprio per la fase finale del parto. Nel corso dei controlli successivi vengono visionati gli esami precedentemente prescritti, che sono sostanzialmente quelli che servono per la parto analgesia, il tampone vaginorettale ed alcuni esami infettivologici che è bene ripetere durante il terzo trimestre di gravidanza. Viene eseguita sempre un'ecografia volta a valutare il benessere fetale, controllata la pressione arteriosa della mamma. E a quel punto, se la gravidanza procede in modo fisiologico, vengono poi dati appuntamenti successivi. La visita ginecologica, in quanto tale, viene eseguita solo se la signora ci, manifesta la presenza di contrazioni o di perdite, vaginali, patologiche. Chiaramente la prima domanda che noi facciamo alle future mamme è quella di chiedere se sentono muovere bene il bambino. Questo è sicuramente il primo step. Naturalmente non tutte le gravide partoriscono alla 40esima settimana. Questo è il motivo per cui i controlli successivi alla 40esima vengono fatti in modo più ravvicinato, ogni 3-4 giorni, salvo diversa indicazione clinica, sino ad arrivare a un'epoca tra la 41 più 2 e 41 più 4 settimane in cui viene programmato il ricovero per l'induzione. Se la mamma ha un'età superiore o uguale a 40 anni, l'induzione viene anticipata di una settimana. Questo, diciamo, in accordo con le linee guida nazionali e internazionali. Chiaramente ci possono essere altri motivi per cui viene consigliata l'induzione, che vi verranno ovviamente spiegati nel caso specifico. Ci sono vari modi per cui si verifica un'induzione e la modalità viene decisa sulla base della visita ginecologica che viene effettuata al momento del ricovero.
C'è un punteggio che viene chiamato punteggio di Bishop, che ha uno score a seconda di com'è la visita e diciamo che quanto più basso è questo punteggio, quanto più lunga sarà l'induzione. Sostanzialmente l'induzione avviene attraverso due modalità che si possono differenziare in metodo farmacologico e metodo meccanico. Il metodo meccanico è quello che viene preferito nei casi di Bishop score più sfavorevoli e consiste nell'introduzione di un piccolo catetere all'interno del collo dell'utero che viene poi gonfiato con una soluzione fisiologica e lasciato in situ almeno 12 ore, il quale provoca proprio una dilatazione meccanica del collo dell'utero. Per punteggi di Bishop più favorevoli e quindi per una situazione diciamo già più avanzata rispetto a un'insorgenza di un travaglio di parto, vengono utilizzati metodi farmacologici che consistono nella somministrazione a livello del fornice vaginale posteriore di prostaglandine che possono venire rilasciate o in modo costante nell'arco delle 24 ore attraverso il posizionamento di una fettuccia oppure sotto forma di gel che può essere somministrato ogni 6 ore. L'induzione non è dolorosa, l'induzione è semplicemente più lunga perché tutta la fase di preparazione del collo dell'utero, anziché avvenire al proprio domicilio, avviene in ambito ospedaliero. Va precisato che le camere in cui avvengono le induzioni sono nell'area pre-travaglio, nell'area di osservazione, sono stanze a due letti col bagno, molto confortevoli, per cui potete tranquillamente passeggiare, farvi una doccia, alimentarvi, leggere, ascoltare musica e durante l'induzione il feto viene costantemente monitorato e vengono monitorate anche le contrazioni. Va da sé che quando iniziate ad avvertire un'attività uterina contrattile, regolare o dolorosa, verrete spostate dall'area osservazione in sala parto. Sì, certo, l'epidurale non è assolutamente controindicata. Chiaramente l'epidurale va fatta quando insorge un travaglio attivo. Quindi, come vi dicevo, nel momento in cui le contrazioni diventano regolari e dolorose, venite trasferite nell'area della sala parto e vi può essere applicata l'epidurale. Non c'è nessuna differenza rispetto a un travaglio che insorga spontaneamente. Prevista la presenza di una persona accanto a voi anche nella fase di induzione. Chiaramente, per agevolare il vostro riposo notturno, è preferibile che questo accompagnatore a una certa ora vada a casa in modo tale che anche voi potete riposarvi sfruttando il fatto che non avete ancora contrazioni dolorose regolari. E comunque in qualsiasi momento voi ce lo chiediate, noi l'accompagnatore lo chiamiamo e ve lo facciamo venire vicino. Dovete recarvi in ospedale se insorge il travaglio, quindi se avete contrazioni uterine regolari e dolorose ogni 5 minuti della durata di 30 secondi per almeno un'ora. Dovete venire se avete perdite liquide o perdite ematiche, perché vuol dire che qualcosa si sta modificando, se non sentite muovere bene il bambino, se vi si alza la pressione e comunque in tutte quelle volte in cui non vi sentite tranquille. Il personale del pronto soccorso recupererà la cartella che era stata precedentemente compilata durante la vostra presa in carico e valuterà caso per caso come comportarsi.